€10.000. Oggi siamo qui per festeggiare un compleanno di Carlo Lorenzini, che è nato il 24 di questo mese del 1826, però ovviamente non potevamo festeggiarlo anche in una settimana, se no davvero ci odiavate tutti, e quindi abbiamo deciso almeno di posticiparlo alla domenica. Mi sento un pochino Pippo Baudo oggi, ma insomma va bene. È perché il parterre del Roi stasera è veramente intenso, e quindi è bene e dare spazio a chi oggi ci parlerà di Pinocchio e soprattutto di un progetto che viene sviluppato in questi anni, perché non è poco che viene sviluppato questo progetto di parco previsto nell'area metropolitana, esattamente diciamo in queste zone. Ancora si deve un po' aprire, non voglio svelare niente, quindi lascerò poi la parola a chi ce lo introdurrà, capire un pochino quali sono le potenzialità. Io per prima cosa, per dovere sicuramente, per piacere sicuramente, vorrei che ci introducesse a questa giornata di lavori la Sara Pollastri, che è la funzionaria che ci ospita, perché è colei che dirige la biblioteca che ci ospita oggi. Quindi un ringraziamento da parte dell'associazione Notte a Casa Sua, e ti lascio la parola, ho parlato anche troppo. Lascio la parola a Sara Pollastri. Grazie anche dell'iniziativa sostenuta da Stefano Rolle e dall'Avice. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie per essere presenti nonostante la domenica sia un giorno dedicato di solito alle attività personali. Si vede che Pinocchio è un po' nei vostri cuori, se no non sareste qui con noi oggi. Per me Pinocchio è stato un po' il leitmotiv della mia carriera professionale, perché quando sono arrivata qui in biblioteca nel 1984, il primo incarico che mi è stato affidato è stato quello di fare la celebrazione di un anniversario di Pinocchio. Io ero come il signor Bonaventura, avevo a disposizione un milione delle vecchie lire, e con questo milione delle vecchie lire dovevo organizzare questa iniziativa. Bene, io ho organizzato l'iniziativa in un modo molto, come dire, c'era allora l'edizione critica di Pinocchio ad opera della professoressa Ornella Polidori Castellani dell'Accademia della Crusca, che resta ancora l'edizione principe per gli studiosi, e ho organizzato la presentazione di quel volume più una mostra di tutte le opere possedute dalla nostra biblioteca sul tema di Pinocchio. E abbiamo allora, guardate, mi piace farvela vedere perché è un reperto storico, abbiamo preparato questa bibliografia. Pensate che allora il computer non si usava, quindi è dattilo scritta e autoprodotta in casa, perché, ma conteneva già moltissime edizioni di Pinocchio. E poi ebbi la facoltà, avevo appunto questi due soldi a disposizione, di comprare dei libri per, come dire, aumentare il patrimonio librario su questo tema. E io comprai I cenni illustrativi sulla manifattura di Doccia ad opera di Carlo Lorenzini. Comprai un originale da Salimbeni, e naturalmente tuttora lo abbiamo, e comprai una delle opere che sicuramente per altri luoghi non era così importante, ma che per Sesto è fondamentale. E quest'opera fu commissionata a Carlo Lorenzini dal fratello Paolo, che era il direttore della manifattura di Doccia, il luogo dove ci troviamo. Questa sala era, se mi passate il termine, lo showroom della manifattura, il museo, si potrebbe meglio dire, della manifattura Ginori. E quel volumetto gli era stato commissionato per l'esposizione universale, per l'esposizione, scusatemi, italiana, la prima esposizione italiana, eravamo nel 1861, che aveva luogo alla stazione Leopolda. Voi sapete che poi la Leopolda è stata molto poi dimenticata per essere riscoperta recentemente, ma all'epoca fu usata per questo, perché già declinava come importanza di stazione rispetto alla Maria Antonia, che poi diverrà Santa Maria Novella. E la manifattura di Doccia all'epoca vinse 12 medaglie,
Ora, non voglio dire che fu tutto merito dell'opuscolo di Carlo Lorenzini, ma certo questo opuscolo fu poi preso a modello per le esposizioni di Vienna e di Londra che furono fatte successivamente. E comunque, perché vi parlo di questo opuscolo? Perché quello è un legame certo, storico, di Carlo Lorenzini con Sesto. Sicuramente questi luoghi li conosceva bene perché ci lavorava il fratello, e così come conosceva bene la sede, la villa dove il fratello abitava, cioè la villa del riposo a Castello, che comunque era Sesto all'epoca. Quindi i legami di Carlo Lorenzini con Sesto sono sicuramente storicamente provati, molto più, come dire, forti di quelli che lui si era scelto con il suo pseudonimo Collodi, perché a Collodi non ci ho mai abitato, era solamente il nome luogo dove aveva avuto i natali, dove era nata la madre. Quindi fin qui la storia. Che poi ci sia tutta una corrente di pensiero, di cui anche il professor Ruffilli fa parte, che trova come capostipite il nostro Nicola Rilli, giornalista della Nazione, che nel 73 pubblicò questo libro di cui Filippo ora diceva arriveremo alla seconda ristampa. Alcuni ceramisti di Sesto ci hanno elaborato dei pinocchi in ceramica, e poi abbiamo presentato l'iniziativa e Burde, che tanti di voi conosceranno se non altro come ristoratore, oltre che come autore di testi e soprattutto di pitture, ci ha regalato in quell'occasione questa, il professore ne conosce il valore, è il pinocchio triangolare, che poi questo pinocchio volesse essere, diciamo così, il braccio, oppure il cappello, no? Di Pinocchio, questo lo vediamo un attimo. Questa è una bella cosa, che è tutta in carta tirata a mano, con la copertina con le inclusioni e la pelle, c'è Vinicio Berti, appunto lo stesso Fabrizio Gori, e poi appunto un'equipe lì sono impegnati molto su questo Pinocchio molto particolare. È uno dei tanti della nostra collezione, perché io, se ho un minuto, vorrei solo un minuto chiamare la mia amica e collega Sabrina Egiziano, la dottoressa Egiziano, che vi mostra brevemente la bibliografia su Pinocchio, che è contenuta nel nostro sito, che tutti poi, quando lei vi ha dato l'indirizzo e mostrato un po' come funziona, potete ritrovare. Poi saremo liberi di andare a visionare da vicino questi, ma insomma, un attimo spiegarvi come funziona. Ecco, allora io lascerei la parola a Sabrina. Del comune, c'è un rimando alla pagina della biblioteca. All'interno dei cataloghi potete andare in fondi speciali locali. L'ultimo fondo è quello su Pinocchio, non per importanza, ma semplicemente perché è stato l'ultimo ad essere stato costruito. C'è una breve descrizione di quello che contiene. Siamo arrivati a 200 volumi, quindi sicuramente è un fondo molto ricco. In fondo trovate la bibliografia, io l'ho rimessa anche qui in piccolina, la spiegazione della bibliografia. La bibliografia è praticamente stata suddivisa in 5 parti. La prima parte sono le opere di Collodi, che con Sara abbiamo ritenuto opportuno collocare in base al titolo dell'opera, per cui avrete ad esempio tutti i giardini insieme. La seconda parte invece vede tutte le opere di Pinocchio. Iniziamo un po' a capire perché oggi siamo qui, grazie Sara per avercelo spiegato, e penso non ci sia ambiente migliore per affrontare un discorso su Pinocchio che non la sala Meucci della biblioteca della Gioia. Io faccio parte dell'associazione Pinocchio a casa sua, sono giornalista, Filippo Canali, diciamo, sono il ministro degli esteri, dei rapporti con l'estero dell'associazione. Invece abbiamo anche un presidente,
presidente, che è uno storico, gli lascerei subito la parola. Per... grazie Filippo, grazie a tutti voi di essere qui, grazie alle persone che sono ai miei lati. La nostra associazione è nata qualche anno fa, un po' casualmente. Io già avevo scoperto il mondo di Pinocchio qui a Sesto Fiorentino, ed era una novità. Poi ho incontrato Filippo, ho incontrato altre persone, Pamela e sua sorella Claudia, e è nata questa piccola avventura e questa piccola associazione. Una piccola associazione che però, diciamo, da quando è nata è riuscita già a fare diverse iniziative anche abbastanza seguite, e soprattutto devo ringraziare perché abbiamo avuto anche abbastanza spazio nell'ambiente dei media. Quindi questo è molto significativo per capire come comunque ancora oggi, a 189 anni dalla nascita di Carlo Lorenzini, molti meno dal momento che è stato scritto Pinocchio, è comunque la figura di Carlo Lorenzini, detto il Collodi, e di tutta la sua opera di scrittore e di giornalista, sia sotto la lente di ingrandimento e sempre studiata. Oggi questo piccolo incontro, appunto, è Pinocchio e il burattino di Firenze Capitale. Ricorrono i 150 anni di Firenze Capitale. Carlo Lorenzini è considerato uno dei più importanti giornalisti di quel periodo, con alterne, diciamo, anche modi di essere nei confronti di quello che poi è stata l'Unità d'Italia. Lui partecipò alla prima guerra, no, alla seconda. Alla prima e alla seconda guerra d'indipendenza, sicuramente repubblicano e mazziniano, non accettò sicuramente di buon grado il fatto che la sua Firenze diventasse capitale d'Italia, che soprattutto per quello che ci riguarda qui a Firenze e sopra anche a Sesto Fiorentino, casualmente ci ricordano quei momenti di quel periodo in cui Firenze e la Toscana entrò a far parte del Regno d'Italia. Detto questo, altre cose, vabbè, poi oggi approfondiremo quello che è il discorso del parco metropolitano, idea nata già diversi anni fa, con alterne situazioni, è stato ripreso, recuperato, eccetera. C'è qui la professoressa Eleonora Trivellin, che ha seguito gli studenti insieme al professor Ruffilli del corso di design, che hanno elaborato, e dopo, se vorrete, vicino all'ingresso nelle griglie sono esposti alcuni di questi lavori di questi studenti, e che tra l'altro devo dire hanno fatto un'ottima interpretazione temporale e proprio anche di ambientazione sul territorio. Questo lavoro è stato fatto prendendo di riferimento il comune di Calenzano, perché necessità vuole che la sede del corso di design sia nel comune di Calenzano, però hanno anche alcuni approfondito gli aspetti, per esempio, dei percorsi di Pinocchio qui sul territorio di Sesto Fiorentino. E comunque tutto il mondo di Pinocchio, secondo me, gravita tra Calenzano e tutta Firenze. Quindi diciamo che si può affrontare qualsiasi interpretazione. Bene, io ringrazio di essere venuti. Filippo, a te. Io direi però di continuare con la nostra attività chiedendo a Pamela e Claudia Zanieri di venire un attimino qui da noi a spiegarci le prossime due iniziative. Allora, sì, io sono Pamela, lei è Claudia, mia sorella, sono parte dell'associazione anche noi, e il nostro intervento sarà brevissimo. Volevamo solo ricordarvi che noi organizziamo varie iniziative, pinocchieste principalmente, ma non solo. E abbiamo pensato per riproporre probabilmente il 19 sabato mattina una gita, diciamo così, una visita alla biblioteca di Vice Lauriziana. Lo spunto potrebbe essere il quartiere in cui comunque Lorenzini, Carlo Collodi, appunto, è cresciuto, perché è vero che c'è stato qualche anno per la nostra associazione, Pinocchio a casa sua, tutto a caso, www.pinocchioacasasua.com, oppure mandarci un'email, è sempre pinocchioacasasua@gmail.com, oppure seguire la nostra pagina Facebook, che è quella più aggiornata, è quella che segue più canali di una persona, anche Giuseppe,
E insomma, noi siamo qua e cerchiamo di fare sempre più cose e con voi naturalmente, perché insieme si fa sempre tanto, da soli si fa poco, ecco, e quindi grazie alle prossime iniziative. Tra l'altro vi volevo anche ricordare, magari a chi volesse, a fine della giornata può lasciarci la propria email e verrà inserito nella nostra mailing list, e quindi ogni nostra iniziativa arriverà direttamente nella casella postale. Quindi chi vuole, noi siamo qui, basta che ci lasciate la vostra email. Grazie a Claudia e a Pamela. Io proseguirei con la parte, diciamo, istituzionale. Alessandro, sta a te. Ringrazio tanto Filippo e anche il Presidente Calvarino, che ci ha invitato come prologo. La prologo di Sesto, come sapete, ha un ruolo, diciamo, tra virgolette istituzionale, perché come tutto il prologo ha per legge questa impostazione di essere un'associazione privata, però di rilevanza pubblica. Quindi noi da tempo siamo partner privilegiati, diciamo, dell'amministrazione comunale, qualunque siamo stati, ora diciamo del commissario prefettizio, visto che siamo senza amministrazione, per quanto riguarda la promozione del territorio. Quindi ben venga queste iniziative che da qualche anno noi stiamo riprendendo. L'altra cosa è un flash, quando questi carissimi amici hanno avuto l'idea di mettere in su questa nuova associazione, la Proloco ha fatto un po' da partner, ha cercato di incoraggiare un'associazione nuova che comunque andava a impattare un qualcosa che per il territorio di Sesto può avere una rilevanza importante. Io credo che il discorso di Pinocchio, che a Sesto se ne parla da tanti anni, si citava Nicola Rilli, che ho conosciuto anche di persona, non era se stesso, era marchigiano Nicola Rilli, però se stesse d'adozione. Che si è dedicato durante i suoi anni di vita a Sesto su alcuni argomenti, tra cui oltre a Pinocchio, l'altra specie sugli Etruschi, dove qui anche in biblioteca ci sono conservate delle sue pubblicazioni sugli Etruschi. Quindi è un giornalista che ha fatto molto per quanto riguarda il nostro territorio. Ecco, io credo che, come prologo, che il Pinocchio è una risorsa per il territorio di Sesto, una risorsa per il territorio che va da Calenzano a Firenze, diciamo Firenze periferia più che centro, perché il centro vive già di altre cose. Ma per la periferia nord-ovest di Firenze, Sesto e Calenzano, potrebbe essere veramente una risorsa. C'è un problema però qui, in questo territorio che citavo prima, è che manca la consapevolezza dei nostri stakeholders, come si chiamano, dei nostri portatori di interesse, cioè che in tutti questi anni, si parla da tanti anni di Pinocchio, e io cito esempi, il Carnevale di Sesto, fin dagli anni 50, aveva come logo Pinocchio. Io spero che si possa lavorare insieme, spero veramente che questo progetto, questo parco, trovando quegli interlocutori adatti, quindi io ho molta fiducia nella costituita città metropolitana che muove passi da un anno, speriamo, e sperando anche che la prossima amministrazione comunale, che sarà insediata dopo le elezioni della primavera, possano riprendere in mano il progetto, facendo una sinergia con i comuni confinanti, per creare veramente un'azione combinata e con l'aiuto anche delle associazioni che nascono, tra cui mi affido molto a Pinocchio a casa sua, ma anche al lavoro della biblioteca, per far crescere nei nostri cittadini, ma principalmente, ripeto, nei soggetti portatori di interesse, e se si parla delle categorie economiche, commerciali, della ricezione e della ristorazione, di quale potrebbero essere le potenzialità di far andare avanti un progetto. Perché se si fa una sinergia è più facile poi ottenere anche un risultato. Io mi fermo e poi eventualmente se c'è da fare. Grazie. Io mi riaggancerei un attimino a quello che ha detto Alessandro Baldi, e ci caderei, diciamo, anche l'asso mangiatutto. Allora, noi abbiamo pronti e abbiamo già sviluppato, grazie alle nostre iniziative, 5 itinerari di Pinocchio, li abbiamo chiamati. Uno che si svolge interamente nel centro di Firenze, alla scoperta della biografia di Carlo Lorenzini, e 4 che si svolgono un po' sulle orme del libro di Nicola Rilli, a cui abbiamo fatto riferimento prima, e al libro di cui ha avuto cura Massimo Ruffilli, Pinocchio a Firenze, che lo vedete, che sta sfogliando proprio lì davanti. Ecco, grazie a questi 2 libri abbiamo ricostruito 4 itinerari, che sono Una Castello,
uno a Peretola, uno nella zona Osmannoro, Museo di Doccia, e uno dal centro di Sesto Fiorentino a Colonnata, praticamente principale. E ripercorre quelli che sono un po' gli itinerari che suggeriva Alessandro Padre, i giusti, quindi ceramica e tutto quello che volete. Quindi su questo noi siamo già operativi sul territorio, siamo in grado di unirli, quindi anche con possibilità anche di portare la gente non solo per un giorno, per una mattinata o per il genere, ma anche per una serie di giorni. Siamo pronti anche a sviluppare un ulteriore passo avanti, nel senso che noi come associazione non vorremmo fare muro contro muro con quello che è già stato fatto a Colonia, che secondo me sono stati bravissimi e ci hanno anticipato. Perché non sfruttare quello che hanno già fatto loro cercando un'unione tra di noi? Quindi secondo noi dobbiamo comunque, vabbè, questo è il nostro obiettivo, e poi l'ha distrutta con l'Odi, però noi lavoriamo in questo senso. Allora noi siamo pronti da Delenda con l'Odi, è bello perché la discussione è bella, che sembra che noi siamo pronti come associazione tra 10 giorni, così per dare un esempio, noi siamo pronti a fare un itinerario in bicicletta che parte dal centro di Sesto di Firenze e arriva a Colloni in 5 giorni. Lo stiamo sviluppando e se volete noi domani siamo pronti. Io la lancio lì, la discussione è aperta, però non do, però non do la parola ovviamente a Massimo Ruffini che mi ucciderebbe, e quindi prima ovviamente introduco la professoressa del Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze e l'onorevole Rivellin, che farà da, diciamo, da cuscinetto da me e Massimo Ruffini. Allora, aspetta, Mena. Sì, dai, tutti sento. Sento? Mi sentite? Sì, scusate. Allora ringrazio la biblioteca per l'ospitalità, l'associazione Pinocchio a casa sua, in particolare Giuseppe, che ci ha invitato a questa bella iniziativa. E io in questo mio intervento volevo in qualche modo raccontarvi l'iniziativa che abbiamo sviluppato all'interno dell'università, all'interno del Design Campus, assieme al professor Ruffilli in un corso di progettazione. È un corso che ci ha impegnato e ha impegnato moltissimi studenti, con risultati che a noi ci sono sembrati particolarmente interessanti. L'amico Giuseppe aveva ricordato appunto che il nostro focus di partenza era stato il territorio di Calenzano, proprio perché noi abbiamo lì la nostra sede, e quindi c'era anche questa occasione particolare della sistemazione del Parco delle Carpignane in relazione all'apertura ai lavori della terza corsia, e quindi il sindaco Alessio Biagioli si era mostrato subito molto sensibile a questo tema del parco per Pinocchio, e quindi ci siamo messi, abbiamo cominciato a studiare quelle che potevano essere le possibilità di progettazione su questo territorio. Ovviamente poi da questo siamo partiti dall'analisi ovviamente del territorio, che in quel caso lì si è limitato a Calenzano, e dall'analisi appunto del testo di Pinocchio, ma subito è venuto fuori l'idea dell'allargamento, quindi del coinvolgimento dei comuni contermini e dell'allargamento proprio all'area metropolitana, perché l'idea è quella appunto di un parco metropolitano, un parco diffuso che coinvolga tutti quelli che sono appunto i comuni, da Calenzano come comune più lontano fino alla periferia, la periferia di Firenze. E il discorso della periferia mi interessa particolarmente, e sembrerebbe anche interessare in generale le amministrazioni pubbliche in questo momento. Quando si è insediata la nuova giunta del Comune di Firenze ha creato una commissione dedicata alle periferie, quindi non molto tempo fa, nello scorso gennaio, venne fuori un articolo di Renzo Piano dedicato alle periferie, e all'interno, come senatore, lui ha creato dei gruppi di studio con studenti proprio dedicati alle periferie delle maggiori città. Quindi il discorso di dedicarsi e di concentrare l'attenzione su quella che è l'area fiorentina ma periferica
è una cosa secondo me che può essere veramente un elemento vincente. Noi abbiamo già avuto dei contatti anche con la Regione Toscana, che sappiamo essere interessata ad un discorso di questo genere, quindi ci piacerebbe in qualche modo cominciare a concretizzare anche attraverso magari degli elementi ripresi dai progetti dei ragazzi, per concretizzare, perché diventino in qualche modo anche proprio dei messaggeri di questo tipo di percorso, che speriamo si possa avviare anche da un punto di vista istituzionale nel più breve tempo possibile. Io mi fermerei qui, eh? La professoressa, però io a questo punto accoglierei l'invito che ha fatto la professoressa e inviterei le ragazze che si sono presenti e che le vedo che si stanno nascondendo, però le inviterei a salire qui sul palco con noi, se vogliono presentare nome e cognome e se vogliono dire anche due parole sul loro lavoro, sono le benvenute. Aurora, Rossella, venite su. Un attimo. Ci date proprio. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Aurora Berni e sono appunto una studentessa del Design Campus di Calenzano, insieme anche alle mie colleghe, e abbiamo partecipato a questo progetto, insomma a questo corso, quindi abbiamo aderito anche a questo progetto che riguardava non solo appunto la tematica di Pinocchio come favola, come icona, come appunto personaggio, ma proprio anche come un qualcosa che potesse aiutare non solo il territorio ma anche le persone più svantaggiate, diciamo, perché questo parco non è appunto soltanto, non è solo a tema Pinocchio, ma è anche un parco che comprende tutte le categorie di bambini, anche quelli meno fortunati, come per esempio portatori di handicap oppure ciechi o sordi, insomma. E infatti quindi siamo stati particolarmente attenti a questa diciamo, tematica, e quindi abbiamo previsto per i nostri progetti anche la possibilità di includere e di coinvolgere ragazzi, diciamo, meno fortunati. Questo, quindi prima avevamo visto tipo degli schizzi, ecco, questo sono solo alcuni delle cose che abbiamo progettato, vanno e cose scritte, ma magari se vogliamo passare un attimo di testimone, così almeno, ok? Buongiorno, sono Rossella Ferrini, un'altra studentessa di Design Campus. Puoi dire il nome? Rossella Ferrini. E appunto in questo gruppo di progettazione 3 siamo stati suddivisi in gruppi, ognuno è stata attribuita un'area del parco, e insieme al mio gruppo abbiamo pensato a un percorso con gli animali. Appunto la partenza era con un asino, si faceva questo percorso appunto riprendendo il tema dell'asinello, del giugno, del paese dei balocchi, e si faceva questo percorso all'interno del parco appunto per i bambini. Abbiamo dedicato un'area appunto proprio per gli animali. Animali veri qui? Sì, sì, sì. Abbiamo anche delle associazioni. Asino, questo è proprio sì. Oh, magari passiamo ancora il testimone. Io sono Elena Carlesi, io sono studentessa di Design Campus. Ora arrivo. Comunque, io personalmente ho fatto. Parla del tuo. Del mio, perché non so gli altri. Io ho fatto. Una slide. No, il progetto era, praticamente ho preso il gatto e la volpe, okay, come personaggi, e ho fatto un dondolo di quelli che vanno su, semplicemente, e prendendo questi due personaggi. Ora se arriva magari a vedere, facciamo, sì. Okay. Ti ringraziamo. Io sono Artemisia Cocomani. Altra studentessa di design, e nel nostro progetto ci siamo
orientati anche verso tutti i sensi, cioè poter esprimere, far giocare i bambini attraverso tutti i sensi, quindi sia il tattile che la vista, così che anche i bambini con problemi di disabilità potessero fruirne. Per esempio, io ho creato un gioco tattile, ricostruire l'immagine di Pinocchio attraverso cioè il movimento delle tessere, quindi anche i bambini ciechi potessero capire quali fossero le forme di Pinocchio attraverso il rilievo e muovere così le tessere. Oppure un altro percorso che, come la storia di Pinocchio ci insegna, dice Pinocchio sentì la melodia del teatro e attraverso quello ho creato un sentiero luminoso e anche attraverso dei suoni un sentiero che portasse al teatro, quindi tanti sensi. Pensando, sì, venivano appunto dei suoni in modo che facessero da guida per il teatro. Esatto, io sto cercando di mantenerlo buono, non so se ce la faccio fino alla fine. No, non ce l'ho. Maurizio Maggini. Io cerco di essere telegrafico, anzi mi blocchi se dovessi eccedere. Non ci sono problemi, però siamo abbondantemente là. Vorrei soltanto aggiungere questo, il comitato Carlo Lorenzini è uno dei partner che sono qui con noi oggi. Con loro sicuramente merita una menzione d'onore Maselli Bottega d'Arte, che è rimasto imbottigliato in mezzo alla maratona di Firenze e quindi oggi non è potuto essere presente, la libreria Salvemini di cui abbiamo la rappresentiamo noi, okay? La... e ovviamente Sesto TV che ci sta seguendo con la trasmissione. Vorrei ricordare che alla fine ci sarà un aperitivo offerto da Aleante al fondo alla sala e quindi anche lui è sicuramente uno dei partner più importanti di oggi. Cedo la parola. Cerco di essere molto rapido e vorrei ricordare questo, ho molti amici stranieri, americani soprattutto, e ricordo loro che le tre principali opere letterarie a livello mondiale, conosciute, più conosciute a livello mondiale, sono toscane e fiorentine in particolare. Naturalmente la prima è Dante Alighieri, qui si celebrano duri centenari per anno. La seconda è proprio l'opera di Carlo Lorenzini, detto Collozzi, che è la più diffusa, la più tradotta in tutte le lingue, anche minori, a livello veramente mondiale. Non dimentichiamolo questo, è assolutamente la più conosciuta rispetto a altre opere letterarie per ragazzi e poi la nostra naturalmente non è soltanto un libro per ragazzi ma anche un libro per adulti. Dante Alighieri, Carlo Lorenzini. La terza opera è di un altro fiorentino importante, un toscano importante, che è poi però autore di un'opera letteraria che è costituita da una sola parola. Questo non provoca una risposta, forse qualcuno potrebbe tentare qual è questo terzo personaggio conosciuto a livello mondiale come i due precedenti che abbiamo raccontato. Beh, ve lo dico subito anche perché noi facciamo parte del relativo comitato. È Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci è colui al quale ha dato origine a una parola che è nota in tutto il mondo, pronunciata, letta, scritta in tutto il mondo. È la parola America. Una sola parola, ma di importanza mondiale. Quindi ecco perché credo si possa inserire insieme a Dante Alighieri e a Carlo Lorenzini, Amerigo Vespucci, quindi sono nostri personaggi, appartengono a noi e a livello mondiale veramente sono i più conosciuti. Io avevo, e poi sarò telegrafico, proprio su Carlo Lorenzini avevo fatto qualche riflessione e molto rapidamente, proprio per non perdere tempo. Carlo Lorenzini è un fiorentino, un toscano autentico. Io affermo questo, uno scrittore, un narratore non toscano non avrebbe potuto scrivere un capolavoro come Pinocchio. Solo un toscano, solo un fiorentino poteva scrivere un Pinocchio.
pensate un momento a riflettere, anche autori, narratori importanti, non avrebbero potuto darci questo capolavoro. Non solo, Carlo Lorenzini è un letterato importante, è stato scolaro, studente, ha prodotto non solo Pinocchio, anche altre opere. Però Carlo Lorenzini non era laureato, non ha fatto l'università. Direte, ma che cosa c'entra in questo, nel discorso che stiamo facendo? Ma io dico semplicemente che se Carlo Lorenzini avesse fatto l'università, fosse diventato un avvocato, un magistrato, un ingegnere, un medico, non ci avrebbe dato Pinocchio, non ci avrebbe dato Pinocchio. Quindi è stato provvidenziale che Carlo Lorenzini, che era un uomo però di cultura, che ha anche viaggiato, eccetera, eccetera, è stato un patriota, è giusto ricordarlo in questi momenti in cui celebriamo proprio il centenario, per esempio, di Firenze Capitale. Lui ha vissuto la Firenze Capitale. Quindi non era laureato, lo considero provvidenziale, altrimenti non avremmo avuto il Pinocchio. C'è un altro aspetto, e poi concludo, che è secondo me molto importante. Carlo Lorenzini ha prodotto il suo Pinocchio quando era già in età matura. Non è un'opera giovanile, come di tanti altri autori che conosciamo. È un'opera di un uomo maturo. Consideratelo questo, perché nel suo capolavoro c'è la maturità, c'è una vita vissuta che lui ha interpretato e ci ha raccontato attraverso questi vari personaggi, compreso la conclusione di questo, e poi veramente mi concludo, poi ci potremmo eventualmente tornare su. Ricordatevi questo, il libro di Carlo Lorenzini detto Polonia termina con il burattino che diventa un uomo. E purtroppo noi siamo in un mondo, in un paese in cui troppi uomini diventano burattini. E con questo concludo, se ritenete di concludere. Direi che non possiamo far altro che condividere le parole del professor Maggini. E poi io penso che questo possa essere anche uno spunto per l'evento del prossimo anno, io direi. Guarda il Presidente, direi che questo merita sicuramente. Uomini e burattini, penso che sia veramente lo spunto per il prossimo anno, per i festeggiamenti dei 150 anni di Firenze Capitale. Pronto? Sì. Allora, io volevo, ringraziando la dottoressa Passeri del riferimento che ha fatto... Pollastri, ho ringraziato la professoressa al riferimento che aveva fatto su tutta la questione di Firenze Capitale. Io non voglio parlare di storia perché io sono storico e poi dopo la storia la sapete voi meglio di me, però questa figura che lega il Carlo Lorenzini a Città di Firenze è importante, perché lui effettivamente è stato un patriota, è stato un giornalista, è stato... ma soffrì moltissimo la capitale a Firenze, per cui tutti questi festeggiamenti della Firenze Capitale in questi tempi sono secondo me abbastanza fuori luogo, perché Firenze Capitale fu un fallimento tremendo, per la città fu un dramma, pensate, moltissime famiglie fallirono perché chiesero i soldi alle banche per fare le ville, per fare le cose, 4 anni e la capitale fu spostata a Roma. Vi leggo un passo del nostro libro. E tenete conto che questo libro Firenze, Pinocchio a Firenze, di cui si parlava, è stato un libro che non è scritto da me, o ognuno di noi ha scritto un articolo, fra l'altro c'è anche delle osservazioni di Matteo Renzi, di Eugenio Giani, che oggi, come voi sapete, presidente del Consiglio regionale, è impegnatissimo sulla questione di Pinocchio, e lo stesso Matteo Renzi ha... Vorrei approfittarne in questo periodo, perché voi capite che in questo momento Firenze sembra la capitale dell'universo, tutti vengono a Firenze a fare qualunque cosa, e quindi
Matteo Renzi è dei nostri su questo periodo, non è una cosa da poco. Senza le facce. Ecco, allora vi leggevo questo passo. Carlo Lenzini parla del risorgimento in maniera stupenda, scriveva in maniera meravigliosa, come voi sapete, perché lui era un macchiaiolo nello scrivere, tant'è vero che i macchiaioli riconoscono il Carlo Lenzini come unico tra un gruppo di pittori, l'unico che compare insieme a loro al Caffè Michelangelo in via Cavour era Carlo Lenzini, perché lui scriveva con la macchia, no? Bum bum ben ben cin cin tun tin tin. C'era una volta il re, diranno i nostri pittori, no, c'era una volta un pezzo di legno. Questo è un modo bellissimo di scrivere. E lui scrive e fa dire a Giannettino tutta la storia del risorgimento, meraviglioso. Qui si legge in 10 pagine, lui racconta tutto il risorgimento italiano. Ma quando arriva all'866, lui scrive il 3 di ottobre dell'anno 1866, e quindi l'anno in cui viene creata Firenze capitale, fu sottoscritto il trattato in virtù del quale l'Austria cedeva il Veneto all'Italia con la mediazione della Francia. Compite le formalità dipendenti da questa mediazione, i Veneti ratificarono un solenne plebiscito e la loro annessione al Regno d'Italia. E questa nazione, povera, martire reietta, per tanto tempo dalle nazioni alle quali era stata maestra di ogni civile disciplina, si assise finalmente in seggio onorato nella famiglia dei popoli liberi e indipendenti. 4 anni dopo, ossia il 20 settembre 1870, le truppe italiane entrarono per la breccia di Porta Pia a Roma, che diventava di fatto la capitale del nuovo regno d'Italia, di Firenze. Non se ne parla. Quindi il Lorenzini salta dall'866 al 70, il periodo nella quale direi, e più che dirlo lui, vuol dire che evidentemente lui di questo periodo vuole mettere un velo pietoso su questi 4 anni drammatici dove Firenze si illuse, 30.000 piemontesi che arrivarono, tant'è vero che il Lorenzini nel suo Pinocchio ci parla di mangiafuoco. E mangiafuoco non è altro che quando gli dice, quando si sentì chiamare eccellenza il Granduca di Toscana, quindi mangiafuoco, perché? Perché il Granduca di Toscana, pur essendo il Lorenzini uno che lo ha combattuto, pur essendo uno che è andato contro gli austriaci, che ha fatto 2 guerre di indipendenza, ma meglio di questi aggeggi di Savoia che sono arrivati a rompere le scatole e ci hanno rovinato la nostra povera città, hanno tutto il centro storico, un tipo di parolate, eccetera eccetera, tant'è vero che lui c'aveva il cane del Lorenzini, sapete, no? Che si chiamava Annunziata, e l'aveva chiamata Annunziata questa canina perché appunto lui quando andava a portarla fuori diceva alla sua donna di servizio a Firenze: oh Cesira, buttami giù il collare dell'Annunziata, e il collare dell'Annunziata è la più alta onorificenza di casa Savoia, quindi e lui proprio ce l'aveva a morte, no? Quando diceva non mi levo il cappello, portava sempre il cappello, nemmeno quando passa il re, no? Proprio il re e tutti si scappellavano, ma il Lorenzini non ci pensava nemmeno, un re che peraltro poi noi ora scriveremo altri libelli sulla questione, una sera stavo per fare alle mani con il Duca di Bergoglio, perché io vi raccontavo che il re d'Italia era un figlio, era nato dai Maciacca, e era un macellario di e quindi Vittorio Emanuele II, una storia che peraltro è verissima perché Massimo D'Azeglio l'ha riscritta. Insomma, ci siamo riunite e lo citava bene, immagino, il discorso dell'Amerigo Vespucci, per questa terribile città che è Firenze, insomma, una città che dimentica tutti i propri figli, se ne frega di Dante Alighieri, non sa nemmeno chi era Boccaccio, figurati se si ricorda di Amerigo Vespucci, che ha dato il nome al continente, mentre Cristoforo Colombo non ha scoperto nulla, pensava di essere stato nelle Indie, no? Quindi voglio dire, quello scopre gli indiani, quest'altro invece dà il nome al continente, scopre tutto, capisce tutto, il primo di novembre arriva in una città, e siccome lui era di Ogni Santi, della parrocchia di Ogni Santi, Amerigo Vespucci dà il nome alla città che lui ha scavato, Bahia dos Totos Santos, Salvador Bahia de Totos Santos, cioè la città di Bahia, Brasile, gli dà il nome della parrocchia di Firenze. Poi arriva il 1° di gennaio in una stupenda baia, e con questo fiume, queste montagne meravigliose, la chiama
fiume di gennaio, quindi Rio de Janeiro, chi l'ha scoperta l'America? Voglio dire, lui, no? Poi siamo di fuori, quindi è Sesto Fiorentino la base di Pinocchio, perché proprio qui con la villa, cosa, lui, il Lorenzini, stava qui da anziano, e quindi le api, e poi, è una storia da raccontarla perché la sapete meglio di me. Come è l'idea di un liberale importante come Lorenzini, pensava alla libertà, pensava a questi concetti bellissimi, no? E in Pinocchio, in fondo, anche se lui era un laicaccio, ma c'è anche il mondo, c'è anche, non dico la religione cattolica, ma insomma una spiritualità cristiana, insomma lui la sente all'interno del, e quindi c'è tutto il mondo occidentale, c'è tutta la nostra civiltà all'interno del trattato. Ora io voglio dire, quindi è qui in questo ambiente bellissimo, questi riferimenti culturali direi importanti secondo me, perché dopo Dante Alighieri, voglio dire, il libro più letto è Pinocchio, dopo la Divina Commedia e la Bibbia, sono tre libri, dite voi, non ho capito. Quindi siamo direi nell'ambiente giusto per difendere questa cosa, però bisogna attrezzarsi e difendere. Per quanto riguarda, diceva giustamente la Proloco, il Presidente, bisogna trovare qui sicuramente soldi di quelli veri, insomma, soldi di quelli veri, e qui ci vuole indubbiamente una forte sponsorizzazione, un po', io, mi viene in mente, una voce la vedete all'aeroporto, però quelli dell'aeroporto hanno trovato uno sponsor argentino addirittura, che gli ha comprato tutti e due gli aeroporti, almeno i problemi dell'aeroporto di Toscana ha risolto uno sponsor. Ora io dico che si debba trovare uno sponsor italiano, per l'amor di Dio, no, non è detto, perché Pinocchio è talmente internazionale, lo sponsor potrebbe essere un cinese, un giapponese. Addirittura quando si è fatto il corso c'erano diversi studenti stranieri, cinesi, vietnamiti, albanesi, io non ho avuto difficoltà a veicolare il messaggio, cioè tutti lo conoscevano, e questa è stata proprio una cosa bella, una cosa bella, perché è collocato su un territorio preciso ma veicolato in tutto il mondo, quindi questo era una cosa, un messaggio. Quindi messaggio bello, un messaggio forte, un messaggio che si diffonde con facilità, perché vi ripeto, non c'erano i pinocchini sui bancherelli del mercato a Firenze prima che noi si cominciasse a dare noia, e invece ora ce l'hanno tutti, no? Che vuol dire che poi le idee si diffondono, eccetera. Ecco, quindi io invito veramente, ringrazio con tutti i cavalieri, perché questa fondazione va avanti, bisogna essere tosti. L'idea della biblioteca della dottoressa è importantissima, perché è un punto di grande cosa sul quale si può fare delle iniziative sempre più prendiamo. Poi c'è la Villa Gerini, anche quella era uno al limite, poi dopo sai, ci può essere la scala del parco, può essere una scala da 1 a 10, e forse, come diceva giustamente la professoressa, si può partire anche da un giardino di una villa come quella per poi, voglio dire, allargarsi un territorio, no? Quindi c'è tanti modi di poter intervenire, e quindi vi ringrazio molto. Direi, mi assumo un merito di essere riuscito a caricare al massimo livello il professor Ruffilli. Io non so se Alessandro può dirci le ultime due brevi parole telegrafiche, altrimenti io ringrazierei tutti e manderei.